Ready Pro consente di inviare messaggi SMS ai propri clienti, fornitori e contatti direttamente dal gestionale, sfruttando l'integrazione con servizi di hosting esterni come SMS Hosting ed Aruba. In questa videoguida vedremo come creare un nuovo account di tipo SMS nella gestione messaggistica, compilare ed inviare un SMS inserendo manualmente i numeri telefonici, inviare SMS dall'anagrafica clienti e dall'elenco documenti, inviare SMS di notifica per avvenuta spedizione e inviare SMS massivamente tramite liste di mailing. Per inviare SMS direttamente da Ready Pro, il primo passo fondamentale è acquistare un pacchetto di SMS presso un provider supportato, ovvero al momento SMS Hosting e Aruba SMS. Fatto ciò, andremo a creare un nuovo account di messaggistica su Ready Pro utilizzando la procedura Gestione messaggistica che troviamo sotto il menu Mailing. Cliccando nell'area a sinistra con il pulsante destro del mouse, scegliamo l'opzione Nuovo account. Successivamente andremo a selezionare SMS come tipo di account da creare. Dopodiché sceglieremo il tipo di servizio a cui appoggiarsi per l'invio. Per il nostro esempio utilizzeremo SMS Hosting. Nel dettaglio di configurazione andremo a inserire la descrizione dell'account. Un altro parametro configurabile è la lunghezza massima consentita per i messaggi, che serve a limitare il testo ad un certo numero di caratteri ed evitare che testi troppo lunghi consumino un credito eccessivo. Ogni SMS è infatti generalmente composto al massimo di 160 caratteri ed inviando ad esempio un singolo messaggio di 200 caratteri vengono utilizzati 2 SMS dal credito disponibile. L'ultimo passaggio sarà quello di inserire alcuni parametri di configurazione che dipendono dal tipo di servizio utilizzato. Nel caso di SMS Hosting si tratta di 2 chiavi API che per questo esempio avevamo precedentemente generato. Le modalità di configurazione per ogni provider supportato sono descritte più dettagliatamente in specifiche videoguide dedicate ad ogni servizio. Un ulteriore menu ci consentirà anche di configurare le autorizzazioni all'uso del servizio per ogni singolo utente o per gruppi di utenti che possono eventualmente condividere la lettura o la creazione dei messaggi. Una volta salvato l'account, lo troveremo tra quelli configurati per i servizi di messaggistica con le proprie sottocartelle di stato dei messaggi. Una volta configurato l'account per l'invio dei messaggi SMS, il modo più semplice di creare un messaggio e farlo direttamente nella gestione messaggistica. Utilizzando il pulsante Nuovo andiamo poi a scegliere il tipo di messaggio da inviare, nel nostro caso SMS. Mentre digitiamo il testo possiamo notare a destra il numero dei caratteri utilizzati e il numero di SMS che verranno impiegati. Ogni SMS può essere composto al massimo da 160 caratteri, anche se le varie piattaforme di invio consentono di inviare messaggi più lunghi, utilizzando però più SMS dal credito disponibile. Volendo, è possibile inserire anche testi da modelli che abbiamo precompilato in precedenza.
Dopodiché andiamo ad inserire manualmente il numero telefonico. Infine, confermiamo l'invio del messaggio con l'apposito pulsante. L'invio avverrà automaticamente dopo alcuni secondi, in base ai tempi di sincronizzazione del server interno. Come possiamo notare, il messaggio SMS inviato da ReadyPro appare nello smartphone del destinatario. Un'altra modalità più veloce di compilazione del messaggio potrebbe essere quella di inserire il numero telefonico prelevandolo dall'anagrafica clienti di ReadyPro. In questo caso, selezionando l'anagrafica dall'elenco, il numero telefonico viene inserito automaticamente dal campo cellulare se già presente. Sfruttando il menu ad albero sulla sinistra, possiamo selezionare le cartelle per vedere i messaggi in uscita, inviati oppure eliminati. Per inviare SMS ancora più velocemente, possiamo farlo anche direttamente dall'elenco delle anagrafiche, nel nostro caso clienti, e scegliendo di visualizzare il dettaglio contatti, possiamo cliccare direttamente sul numero di cellulare che viene visualizzato in modalità hyperlink. Il numero telefonico viene così utilizzato in automatico come destinatario. L'utilizzo dell'hyperlink del numero di cellulare può essere impiegato anche all'interno di altre procedure, come ad esempio nell'elenco ordini. Qui possiamo modificare la griglia di visualizzazione andando ad aggiungere una nuova colonna con il numero di cellulare. Anche in questo caso sarà possibile creare un nuovo messaggio SMS con un semplice clic. Trovandoci all'interno della procedura di gestione delle distinte di spedizione tramite vettori, potrebbe risultare molto utile avvisare i clienti della partenza delle spedizioni, non solo via email, ma anche via SMS. Dall'interno di una distinta vettore premiamo il pulsante Invia avviso ai destinatari e ci viene data la possibilità di scegliere di configurare il testo di messaggio di avviso prima di inviarlo. Qui, dalla sezione Impostazioni SMS, possiamo scegliere se utilizzare un testo standard precompilato con gli estremi della spedizione, oppure personalizzare il messaggio con la compilazione di uno script, tramite cui è anche possibile inviare informazioni aggiuntive come il link al tracking della spedizione. Scegliendo il messaggio standard, possiamo quindi procedere all'invio del messaggio, scegliendo se inviare un solo messaggio alla volta ad ogni intestatario oppure massivamente a tutti i destinatari. Successivamente, possiamo scegliere se inviare l'avviso tramite email oppure via SMS, come ci accingiamo a fare nel nostro caso. Dopo l'invio con successo del messaggio al cliente, possiamo trovarlo e visualizzarlo nella cartella Inviati della gestione Messaggi. L'invio di messaggi SMS può avvenire anche attraverso delle liste di mailing. Questa possibilità è prevista solo nel caso dell'acquisto del modulo aggiuntivo Mailing. Accedendo alla procedura e selezionando una lista in cui sono inseriti più destinatari,
possiamo notare la presenza del pulsante invia SMS, che di fatto ci permette di selezionare automaticamente tutti i destinatari in cui è presente il numero di cellulare e inserirli all'interno del nuovo messaggio. Sarà sufficiente a questo punto compilare il testo del messaggio, come abbiamo visto in uno dei precedenti capitoli, prima di procedere all'invio a tutti i destinatari elencati.